Ora non c'è più neanche l'alibi Campagnaro, perché con Campagnaro in campo il Pescara aveva sempre vinto. Oggi con te in campo è arrivata questa sconfitta, anche se la squadra ha corso mezzo rischio in 90 minuti. Degli alibi non deve esistere. Oggi abbiamo fatto secondo me una buona partita in fase difensiva, abbiamo creato qualcosina in più in un campo difficile, perché è difficile dappertutto, soprattutto fuori casa. Niente, bisogna vincere la prossima, come dicevo prima, perché abbiamo bisogno di punti. Come sto? Abbastanza bene, perché quasi due mesi che non giocavo, fare 90 minuti non è che potevo spingere al massimo già dall'inizio. Alla fine ci siamo messi anche a 5, che se si corre un pochettino meno, allora ho potuto fare tutta la partita, però mi sta abbastanza bene, devo giocare due o tre partite per riprendere la condizione fisica. Negli ultimi due mesi, proprio per questi problemi fisici, hai potuto vedere questa squadra dalla tribuna, al di là della sfortuna, delle problematiche anche dell'assenza di tanti giocatori. Qual è secondo te il problema che attanaglia questa squadra da così tante giornate? Qualcuno ha parlato anche di qualche problema all'interno dello spogliatoio. Ma no, assolutamente. Problemi fra di noi non ce ne sono. Siamo compatti, secondo me è un buon gruppo di quelli che ho avuto nella mia carriera, è uno dei migliori. Di questa cosa non ci possiamo lamentare. Abbiamo voglia, solo che ultimamente le cose non ci escono bene, perché abbiamo l'intenzione di fare bene, però non riusciamo a fare quello che vogliamo, anche se in qualche partita si è visto che la squadra può fare bene, e bisogna fare. Il bisogno appunto che abbiamo adesso è troppo importante, bisogna fare le partite magari un po' meno belle, però fare più punti. A proposito di tifosi, come mai al 91esimo non siete andati a salutare i tifosi, così come era stato anche nelle altre partite, quando anche comunque il Pescara aveva perso? No, ma forse non ci avevamo pensato neanche dopo tante giornate che non si vince così, e perdere una partita del genere, però noi siamo sempre con i tifosi, il massimo rispetto per loro.